Bentornati all'appuntamento con le previsioni di MeteoOne. La zorra continua ad interessare tutta l'Europa centro-occidentale, estendendo il suo campo di azione anche sull'Europa orientale. La sua protezione assicura cieli sereni, ma anche nebbie estese sulle pianure del nord Italia, con possibilità di gelate e temperature molto fredde al mattino e alla sera. Banchi di nebbia che nei prossimi giorni saranno possibili anche nelle vallate del centro-sud Italia, con possibilità di gelate. Ma andiamo a vedere ora nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per la giornata di Natale, domenica 25 dicembre. Cieli prevalentemente sereni al mattino su entrambe le regioni. Ci potrà essere un passaggio di velature e nubi alte durante l'arco della giornata, a partire dai settori settentrionali della Puglia e della Basilicata, in trasferimento ai settori più meridionali nel pomeriggio. Nessun rischio di precipitazioni. Saranno ancora possibili banchi di nebbia e foschie durante le prime ore del giorno e della sera, nelle valli della Puglia centrale e della Basilicata, con possibilità ancora di gelate. Temperature in diminuzione, sia nei valori minimi che nei valori massimi, a causa di infiltrazioni fredde da est. Per quanto riguarda i venti, deboli dai quadranti orientali, mentre per i mari, da poco mossi a calmi lo Ionio, da poco mosso a mosso il Canal d'Otranto. E ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Alfonso Zuccalà, che ci augura buone feste con questo fantastico scatto da Porto Cesareo. Per l'occasione vi auguriamo anche noi dello staff di MeteoOne un sereno Natale da trascorrere in compagnia dei vostri cari e amici. Se volete inviare la foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleapula, oppure le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.